saluto anzitutto di cuore tutte le sorelle e i fratelli delle chiese e comunità cristiane qui presenti, anzitutto i nostri fratelli che abbiamo già avuto modo di conoscere un poco. Il nostro ritrovarci a pregare qui questa sera è già di per sé un avvenimento che non va dato per scontato. In pochi anni, anche in questa zona così importante della diocesi ambrosiana, si è diffuso un clima ecumenico che rappresenta un dono prezioso che lo Spirito Santo sta facendo alle nostre chiese. L'attenzione all'unificazione che questo gesto esprime proviene da quella pace che Gesù Cristo, morto e risorto per noi, continua a procurarci. Egli è la nostra pace. Unificazione tra noi e pace sono ancor più necessarie per rispondere ai fatti di morte che stanno tragicamente segnando il cammino dell'umanità anche in questo anno appena iniziato. Tutti siamo stati feriti dai terribili eventi di Parigi e non possiamo non lasciarci interrogare dalle troppe manifestazioni di violenza che stanno colpendo molte donne e molti uomini, coinvolgono addirittura dei bambini come attori inconsapevoli di morte e lo fanno in tante parti del mondo. Penso anzitutto alla Nigeria, ma dobbiamo in questo momento avere davanti agli occhi la crudeltà e il carattere insensato di tanto male presente in Pakistan, i drammatici scontri in Ucraina, la violenza nella terra dove è nato Gesù, il dilagare del terrorismo di matrice fondamentalista in Siria e in Iraq, i non pochi conflitti di carattere civile che in Africa interessano Libia, Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, Sudan, Corno d'Africa, Repubblica Democratica del Congo, a cui dobbiamo aggiungere la tragedia della distruzione di chiese con non pochi morti tra ieri e oggi in Niger. E in particolare questa sera vogliamo fare memoria viva di tanti nostri fratelli di fede chiamati al martirio ancora ai nostri giorni. Sottovalutiamo il fatto che in questo tempo storico il numero dei martiri cristiani ha certamente di gran lunga superato il numero dei martiri dell'antichità che hanno seminato fede anche per noi. Il nostro gesto di comunione si situa dentro questo contesto che vede il male, il mysterium iniquitatis, all'opera mediante l'arma della divisione, della contrapposizione tra gli uomini, mediante la volontà di dominio che caratterizza molto il nord occidentale del pianeta, l'istigazione alla violenza, il terrorismo, le guerre. E allora la nostra preghiera comune non può non farsi invocazione di pace. Di fronte al mistero del male, la prima posizione del cristiano è rivolgersi al Dio che regge la storia, domandando perdono e chiedendo pace. Lo Spirito risorto quindi guarisca i nostri cuori, i cuori di tutti gli uomini, ma se non partiamo da noi stessi questo sarà impossibile. Guarisca tutti i cuori, a cominciare dal tuo, dal mio, dai nostri cuori. Dammi un po' di quest'acqua da bere. Questo è il tema di questa settimana, di questo ottavario di preghiera.
È stata scelta questa pagina del Vangelo di Giovanni per la sua capacità di interrogare in modo critico la situazione di chiese non prive di elementi di fatica e di stanchezza. Il riferimento primario che viene fatto dal nostro sussidio è al cristianesimo brasiliano, perché sono stati i cristiani del Brasile a preparare il sussidio di preghiera di questi anni. Loro dicono che nelle loro terre il cristianesimo sta conoscendo un momento di arresto e di involuzione. Le comunità sono spesso in concorrenza tra di loro, tentate di irrigidire i vincoli interni di appartenenza di fronte ad un fenomeno di indebolimento della pratica cristiana. In questo contesto, tanti cristiani, un poco come la donna di Samaria, sono stanchi e scoraggiati. Rischiano di guardare al futuro più come fonte di insidie e di pericoli che come ambito in cui vivere ed approfondire l'incontro con Dio, il Dio che Gesù ci ha rivelato nel suo volto di Padre. Così come fu per la Samaritana, l'incontro con Gesù diventa un fattore decisivo che impone una scelta. Anche Gesù, dopo il suo lungo camminare, è stanco. Anche lui sente il bisogno di fermarsi, di sedersi accanto al pozzo. Ma, a differenza della Samaritana, trasforma questa situazione di bisogno in una occasione di incontro e di scambio. Chiede alla Samaritana un po' d'acqua. Apre però attraverso questa domanda con lei un rapporto, come il Vangelo di Giovanni ci narra in maniera mirabile. E allora i cristiani del Brasile hanno voluto, per tutti i cristiani del mondo, mettere a confronto questi due differenti modi di affrontare la stanchezza. Uno segnato dalla rassegnazione, la Samaritana, l'altro quello di Gesù, che parte dal bisogno di un po' d'acqua, ma trova nell'incontro con l'altro la sorgente per una ripresa di energia compiuta. E così contagia il cuore della Samaritana e la conduce all'acqua vera che disseta per sempre. Dammi un po' di acqua da bere. Con questa domanda Gesù mette in moto nella Samaritana, che è figura per noi del diverso, che così tanta fatica facciamo ad accettare. Era una straniera, il Vangelo ci ricorda che Gesù doveva attraversare la Samaria, era mal vista per la sua situazione affettiva ed era una donna, e sappiamo come allora fossero considerate le donne, e contagia il suo cuore e la apre ad un cammino profondo che fa emergere anche in lei il desiderio di verità, di pienezza, di felicità che alberga nel cuore di ogni uomo che lo riconosca o meno. E così Gesù ci educa un modo, un metodo, uno stile, non ci offre una strategia. Noi siamo sempre alla ricerca di schemi, siamo sempre alla ricerca di ricette, siamo sempre alla ricerca di istruzioni per l'uso, siamo sempre alla ricerca, come diceva il grande scrittore inglese, di ricette che ci esonerano, che ci possono esonerare dal cambiare la vita, dal diventare buoni. No, Gesù non ci dà una strategia per annunciare il Vangelo. Ci dice che è solo la nostra sete del Vangelo che può destare la sete degli altri. L'itinerario umanissimo che va dal bisogno al desiderio lo sperimentiamo tutti i giorni nella nostra vita affettiva, sul lavoro,
nel momento del riposo domenicale, lo sperimentiamo di fronte al dolore dei nostri cari, di fronte al nostro dolore, di fronte alla morte, alla prospettiva della morte, lo sperimentiamo almeno così, ci auguriamo, di fronte al nostro peccato, di fronte alla difficoltà dell'educazione dei nostri figli, di fronte all'esigenza di creare una società dalla vita buona, più giusta, più equa. Noi sperimentiamo che, come Gesù faceva, partiamo dal bisogno, ma bisogna che il bisogno si apra al desiderio, a quel desiderio che deve cominciare in noi, a quel desiderio del volto di Dio che deve cominciare in noi prima che negli altri. Allora, carissimi e carissimi, il messaggio che ha colpito i cristiani del Brasile si addice bene anche alle nostre terre ambrosiane, anche a questa grande e bella e storica città di Varese, gloriosa dal punto di vista della sua fede, ma in forte cambiamento, anch'essa segnata dalla fatica, dalla stanchezza europea, che può trovare proprio anche in questo ottavario e più in generale nello stile di comunione tra noi cristiani un elemento di risorsa, di risorgimento. La nostra stanchezza deve realmente costringerci, tra virgolette, come continente europeo, come uomini europei, così affaticati per aver portato sulle spalle secoli e secoli di responsabilità, deve urgere un rinnovamento profondo. Ma da dove possiamo sperarlo? L'Evangelista nel suo brano mette in campo anche altri personaggi stravolti dalla stanchezza. I discepoli, in fondo, anzi, loro ne hanno più diritto, se così si può dire, perché oltre al viaggio fatto con Gesù si sono fatti carico del cammino per la ricerca del cibo e tornano dopo averlo trovato, restano sorpresi, fortemente sorpresi, stralunati che stesse parlando con una donna, e amareggiati e forse anche un poco inaciditi dal rifiuto che Gesù oppone all'offerta di cibo. Come sono andati a cercarlo con fatica, arrivano, glielo offrono, Gesù con una doppia uscita li tiene a distanza, ricordando loro: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Qual è allora il limite dei discepoli? Umanamente giustificabilissimi, dal punto di vista di una logica mondana a cui noi siamo spesso sospesi, si capisce benissimo la loro reazione nei confronti dell'atteggiamento di Gesù. È una sorta di ottusità che rende sterili. Ci capita spesso nella nostra vita, ce ne rendiamo conto in tante situazioni, soprattutto nei rapporti, quante volte siamo opachi, perché ottusi, non spalancati, non aperti all'altro. Siamo presenti sulla scena come i discepoli, ma non riusciamo a vedere il bene che si sta attuando. Come loro non cogliamo il disegno di salvezza che Dio sta operando nel suo figlio amato. Il loro, quello dei discepoli, è il peccato di cui, come cristiani, questa sera vogliamo chiedere perdono. Le divisioni tra noi, l'irrigidirsi talora di una identità concepita meccanicamente, priva di dinamismo, che non si lascia fecondare dall'ascolto dell'altro, e l'ascolto, se non è di fecondazione, non produce alcun effetto positivo, diventa un monologo mascherato, non ci rende capaci di andare insieme all'inafferrabile mistero che sta dietro l'apparenza della realtà. Non ci fa vedere Dio che opera qui ed ora la salvezza se noi ci apriamo a Lui. Ci impedisce
uno sguardo carico di speranza. Rischiamo così di cadere vittime di quella che il Santo Padre Francesco ha chiamato una tristezza individualista, che ci trasforma in persone risentite, scontente, senza vita. Una tristezza individualista. Ecco il groviglio in cui come europei siamo sprofondati. Un narcisismo che esalta una libertà come puro volere di potenza, come se nella vita tutti avessimo quel che Nietzsche chiamava la possibilità di 100 scelte più una. Oggi si può essere A, domani mattina B, dopodomani mattina C, basta volere il superuomo. È triste dirci queste cose, perché vogliamo bene alla nostra Chiesa, alle nostre chiese, alle nostre comunità, vogliamo bene alla nostra Europa, ci sentiamo europei fino in fondo, ma dobbiamo pur dircele. Allora, carissimi, in questo anno che vede le terre ambrosiane al centro dell'interesse mondiale per l'Expo, è giusto ricordarci che fa parte dei frutti della fede anche l'impegno di rendere il mondo più giusto e abitabile. Da qui il coraggio di denunciare senza ambiguità le ingiustizie, la cultura dello scarto e dell'iniquità, come la chiama il Papa, e soprattutto quello di promuovere in positivo solidarietà e fratellanza. Il compito di tutti i cristiani è proporre una globalizzazione dell'amore, una cultura e una civiltà della verità e dell'amore, che guarisca dall'indifferenza che rischia ogni giorno di contagiarci. Allora, la domanda di Gesù, dammi un po' di acqua da bere, diventa ora la nostra, di noi tutti, umile domanda. Ed è bello, ed è pieno di grande significato che siamo qui insieme a rivolgerla, ad ascoltarla da Gesù e a rivolgercela gli uni gli altri. È come se questa sete che dobbiamo riconoscere di avere debba essere il punto di partenza per quelle relazioni rinnovate, per quello sguardo carico di speranza, per quel bisogno e desiderio di pace che si dispone anche al sacrificio, che guarda i nostri fratelli provati dall'offerta talora totale di sé, non come un modello astratto e lontano, per poi rinchiudersi subito, per accomodarsi subito nella falsa quiete della nostra finitudine, ma che guarda loro come a un punto di riferimento perché il nostro cuore abbia un sobbalzo questa sera e perché noi si possa così trovare la strada della preghiera, della domanda di perdono, della richiesta profonda di unità tra di noi, di cui la situazione dolorosa e carica di prove in cui versiamo ci fa capire l'imprescindibilità. Bisogna che la tensione all'unificazione faccia dei passi più celeri e in questo senso siamo tutti molto lieti di poter vivere questo gesto qui a Varese, perché questo è un segno, averlo delocalizzato da Milano, è un segno che sta lentamente incominciando un ecumenismo dal basso, un ecumenismo di popolo che non deve sostituire altri livelli del nostro dialogo, ma che sarà certamente la strada principale per quell'unità a cui tutti aneliamo e che ora, umilmente professando la nostra fede, chiediamo.